Nella giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate è stata celebrata anche a Francavilla, Angitola, Vibo Valentia, all'insegna del ricordo dei caduti della vicinanza delle popolazioni coinvolte nelle guerre. Nella giornata è stata ricordata una lapide al sottotenente Michele Solari per il suo centenario della morte. Lo storico di Francavilla ha avuto l'idea speciale di ricordare Michele Solari. Sì, ho avuto questa idea, cioè, ricorrendo il centenario della morte di Michele Solari, ho pensato insieme ad altre persone, tra cui l'avvocato Giuseppe Schiavello e il sindaco di Francavilla, di ricordare questo personaggio, un giovane morto a Tripoli per un incidente con l'aereo. Ed è importante perché si ricorda la memoria storica e l'identità del paese. Quindi c'è stata la sorpresa che uno dei parenti è qua con noi Non è stata oggi. una sorpresa il fatto che lui è uno dei promotori di questa iniziativa, e la sorpresa, vogliamo chiamare la sorpresa, è che è sceso da Roma appositamente per questa manifestazione. Ed ha dimostrato il legame profondo che c'è tra la famiglia Solari e Francavilla, anche se lui vive a Roma, però è molto legato al paese. Era un prozio, per la precisione, perché è un fratello di mia nonna. E ne conserviamo in famiglia il ricordo. È stato la sua morte un fatto assolutamente drammatico che ha molto colpito appunto tutti i familiari e anche il paese, insomma, quanto apprendiamo dalla ricerca storica che ha fatto Focaccetta sugli immediati seguiti dell'evento della morte di Michele Solari. Il legame tra la nostra famiglia e Francavilla è rimasto ed è un legame molto forte e la mia presenza qui appunto vuole proprio significare e dare evidenza al paese di quanto sia forte questo legame storico che continuiamo a coltivare. Siete troppo quindi legati a Francavilla, quindi. Assolutamente sì, insomma, quando posso, quando vengo giù in Calabria, vengo sempre a passare al cimitero, insomma, oppure faccio un giro in paese per vedere i posti che comunque ho frequentato anche da piccolo, perché a Francavilla aveva ancora una signora che era stata appunto a casa con i miei bisnonni, Anna Kunis, e andavo sempre a trovare, insomma, con papà, e quindi, insomma, ho anche dei ricordi privati e appunto vivi di questa mia. Di famiglia francavillese e delle persone che appunto ruotavano intorno a questa Il famiglia. sindaco l'ha presa a volo questa idea, quindi. E beh, insomma, è una cosa di cui bisogna dargli assolutamente merito. È stata una cerimonia organizzata molto bene dal comune, senza lesinare appunto sui mezzi e con grande, grande capacità organizzativa. E ovviamente un ringraziamento particolare va anche a Focaccetta, che è un po' il custode della memoria storica del paese e che appunto la conserva.